Sono i primi di luglio. Alla Camera il Movimento 5 Stelle presenta un'interrogazione parlamentare al ministro Lupi sul ruolo di Ercole Incalza, il super dirigente al centro dell'inchiesta sulle grandi opere. Il suo nome è spuntato in intercettazioni sul Mose e sull'Expo, mentre risulta indagato per la TAV di Firenze. Per questi motivi riteniamo inopportuno che l'ingegnere Incalza ricopra ancora questo delicato ruolo. L'ingegnere Incalza è stato effettivamente indagato in numerosi procedimenti, ma sempre prosciolto o archiviato. Non ci spieghiamo come un ministro di questo governo, come Lupi, anche oggi continui a difendere Incalza. Ci auguriamo che si dimetta, sennò chiederemo le sue dimissioni. Questo paese ha bisogno di una legge contro i ladri, contro i corrotti. E rubano qualsiasi cosa, sono degli hooligans al governo, più pericolosi degli hooligans che girano con la sciarpetta, perché hanno abiti griffati e cravatte firmate, ma distruggono tutto quello che è pubblico. Ecco, dopo l'arresto di Incalza, Grillo all'attacco dei corrotti e sul blog vedete spunta un nuovo hashtag, tutti in galera. Chiediamo che tutte le procure, tutte le sezioni della Corte dei Conti riprendano in mano quelle centinaia e centinaia di denunce che nel corso di questi anni hanno fatto nei confronti delle delibere del CIPE, dell'operato di Incalza e di tutto quello che c'è dietro le grandi opere. Questo è un atto dovuto, ci chiediamo soprattutto dove erano fino ad ora. Il sottoscritto è il primo firmatario di un emendamento che proponeva la DASPO per i corrotti e i corruttori. Non è neanche un'iniziativa mia, francamente, è un'iniziativa stata lanciata dal Presidente Consiglio Renzi e nell'immediatezza della Tangentopoli di Expo 2015. Bene, sia il governo sia la maggioranza politica si è votato contro questo emendamento. E mentre il governo presenta in Commissione Giustizia del Senato l'emendamento a lungo atteso sul falso in bilancio, a Palazzo Madama i 5 Stelle denunciano il ritardo della legge anticorruzione. Sono 731 giorni che la legge è stata depositata, sono 731 giorni che non arriva in aula. Questa è una responsabilità specifica della maggioranza che evidentemente non la vuole portare in aula. Noi vogliamo che arrivi in aula, che venga votato e ognuno si prenderà le proprie responsabilità scegliendo da che parte stare.